Posso aiutarla, signore? Sono passati un paio d'anni dalla mia ultima visita. Sembra che la sicurezza sia stata intensificata. Dopo l'attacco dei Get c'è stata una revisione del protocollo di sicurezza. Sono state apportate alcune modifiche minori per ridurre il rischio di infiltrazione Get. Ci scusiamo per il disagio. Grazie dell'aiuto. Il prossimo! Ovviamente la sicurezza è stata intensificata dalla tua ultima visita. Spegnilo! Cosa? Credi davvero che... Sì, d'accordo. Mi scuso per il disturbo, signore. I nostri scanner rilevano dati errati. Sostengono che lei sia... morto. Sono stato registrato come disperso un paio di anni fa. Le dispiacerebbe parlarne con il mio capitano? Lui potrà ripristinarla nel nostro sistema. Lo troverà oltre gli scanner, sulla destra. Dovrei farlo strillare un po'. Non ti dirà tutto quanto solo perché glielo chiedi gentilmente. Lo so, signore. Se non ne hai il coraggio, o se temi di essere denunciata, posso occuparmene io. No, signore. Posso farcela. Sì? Capisco il problema, comandante Shepard. Il mio terminale dice che sei morto. Non teme che io possa essere un impostore? Abbiamo il migliore equipaggiamento di analisi della galassia. I nostri scanner possono esaminare campioni di DNA dalla pelle. Diamine, se tu avessi delle modifiche genetiche non registrate, se ne accorgerebbero. Il suo sergente ha detto che poteva aiutarmi. Normalmente dovresti recarti all'amministrazione della sicurezza della stazione per riattivare il tuo identificativo. Poi alla sezione dogane e immigrazione per ottenere nuovamente l'accesso alla cittadella. E probabilmente fermarti all'erario. Trascorrere un anno da morto è un modo comune per evitare le tasse. Ma vedo che sei un uomo impegnato. Dunque, che ne dici se premo questo pulsante e la finiamo qui? Non è che uno di noi o entrambi finirà nei guai per questo. Non è possibile ingannare gli scanner di DNA nel corridoio. Sei sicuramente tu. Perché fare lunghe file e compilare una pila di inutili scartoffie per arrivare allo stesso risultato? Il Consiglio segue le regole alla lettera. Hanno avuto migliaia di anni per scriverle. A volte le cose vanno fatte senza il voto di un comitato. Non è un grande amante delle formalità, eh? Lo sono, finché non impediscono alla gente di fare il proprio lavoro. Ecco qui. Ti ho appena risparmiato 9 giorni di corse avanti e indietro. Detto questo, dovresti recarti al Presidium e avvertirli che sei vivo. Probabilmente il Consiglio vorrà parlare a colui che ha salvato le loro chiappe squamose. Qual è il modo più semplice per raggiungere il Presidium da qui? Torna indietro oltre il posto di blocco e prendi una navetta pubblica. Lo farò. Avere accesso alle risorse del Consiglio e degli Spettri mi tornerà utile. Già, il Consiglio può ottenere qualsiasi cosa. Il bello di lavorare nell'SSC è che qualsiasi equipaggiamento, informazione o denaro ti occorra, lo avrai. Ad ogni modo, ti serve altro? O posso tornare al lavoro? Sembra che il grosso dei danni dell'attacco della Sovereign sia stato riparato. Il Presidium era conciato male. Naturalmente l'hanno sistemato per primo. Tutti gli agglomerati sono stati colpiti dai rottami quando la nave è esplosa. Molti dei danni erano superficiali e i custodi hanno sistemato tutto in fretta. L'agglomerato Taiseri era quello messo peggio. Un grosso frammento aveva colpito l'auditorium di Linaga. Stanno ancora togliendo le macerie e ripristinando l'energia. Devo parlare con il Consiglio. Come faccio ad arrivare al Presidium da qui? Oltrepassa il posto di blocco e prendi una navetta pubblica. Mi parli di questo luogo? Tutti gli agglomerati sono più o meno multiculturali, ma gli altri 4 sono dominati da Asari, Turian o Salarian. A Zakera ci sono grosse comunità di Volus, Elkor e Anar. C'è anche una zona commerciale umana a Shin Akiba. Abbiamo anche alcuni Krogan per le strade. E credo di aver visto un Aquarian l'altro giorno. Ho sentito la vostra conversazione. Fallo strillare un po'? Questo non è il Presidium. Loro devono preoccuparsi soltanto dei contestatori fuori dalle zone di dialogo libero o di qualche barboncino che sporca i prati. Qua giù abbiamo droghe, crimine organizzato e omicidi. Proteggere un agglomerato è come proteggere New York. A volte devi dimenticare le regole scritte del Consiglio.
L'ultima volta che sono stato qui non c'erano capitani umani nell'SSC. Quando i Geth hanno assaltato il Presidium, l'SSC ha subito pesanti perdite. Le forze speciali sono state colpite duramente. Così hanno smesso di storcere il naso davanti ai curriculum umani. Avevano bisogno di agenti in uniforme e noi avevamo gli agenti più qualificati. Devo andare. Se ti serve altro, fammelo sapere. Questo incontro sarebbe più produttivo se Udina fosse qui con noi. Il mio consulente non è disponibile. In quanto consigliere rappresento la voce dell'umanità e l'alleanza. Shepard sarà qui da... Oh, comandante, stavamo giusto parlando di te. È passato di tempo, Anderson. Spero che gli ultimi 2 anni siano stati gentili con lei. Ci sono state alcune avversità. È bello riaverti tra noi. Abbiamo sentito molte voci riguardo al suo ritorno. Alcune di queste sono preoccupanti. Abbiamo richiesto questo incontro affinché potesse spiegare le sue azioni, Shepard. Glielo dobbiamo. Dopotutto ci ha salvato la vita nella battaglia contro Sarem e i suoi Geth. I collettori stanno rapendo i coloni umani nei sistemi Terminus. Quel che è peggio è che riteniamo che lavorino per i razziatori. I sistemi Terminus sono fuori dalla nostra giurisdizione. I vostri coloni lo sapevano quando hanno lasciato lo spazio del Consiglio. Non ha colto il punto della faccenda, consigliere. Sono coinvolti i razziatori. Ah, sì, i razziatori. La razza immortale di navi senzienti che si presume sia in agguato nello spazio oscuro. Abbiamo già discusso tali affermazioni. Shepard, nessun altro ha parlato con l'ologramma su Ilos che ti ha rivelato l'esistenza dei razziatori. Solo tu e il tuo equipaggio avete parlato con la Sovereign. Io ti credo, ma senza delle prove provenienti da altre fonti, gli altri continueranno a pensare che l'attacco dei Geth fosse opera di Sarem. Sarem era un organico. I Geth non l'avrebbero mai accettato come capo. L'hanno seguito soltanto perché era l'agente della Sovereign. Sarem era un individuo persuasivo e carismatico. Ha convinto i Geth che i razziatori erano reali, così come ha convinto lei. Faceva parte del suo piano per attaccare la cittadella. I razziatori sono soltanto un mito che lei insiste a perpetuare. Crediamo nella sua buona fede, ma ciò non significa che siano veri. Tornate su Ilos e parlate con Vigil, oppure esaminate ciò che resta della Sovereign. È ovviamente una tecnologia molto più avanzata della nostra. L'ologramma su Ilos non è più funzionale. E non abbiamo trovato niente che suggerisca che la Sovereign non fosse una creazione dei Geth. I Geth sono capaci di notevoli conquiste tecnologiche. Probabilmente è per questo che Sarem li ha reclutati. Questa teoria dei razziatori dimostra quanto fragile sia il suo stato mentale. Lei è stato manipolato. Da Cerberus e prima ancora da Sarem. Ho impedito a Sarem di conquistare la cittadella. Ho sacrificato vite umane per salvare questo consiglio. Ci troviamo in una posizione difficile, Shepard. Lei lavora per Cerberus, un nemico giurato del Consiglio. Questo è tradimento, un delitto capitale. Questo è troppo. Shepard è un eroe. Appartengo anch'io a questo Consiglio e non permetterò un simile affronto. Forse esiste un compromesso. Non un riconoscimento pubblico, dati i suoi legami, ma qualcosa che dimostri un supporto ausiliario. Shepard, se terrà un basso profilo e limiterà le sue operazioni ai sistemi Terminus... Il Consiglio è disposto a offrirle il reinserimento negli spettri. Che significa? Dovrò cominciare a compilare rapporti? Non sarà necessario. È un segno di buona fede da parte nostra. Non possiamo farci coinvolgere in un'indagine riguardante le sparizioni dei coloni nei sistemi Terminus, ma il suo reinserimento negli spettri dimostra il nostro supporto personale. Accetto la vostra offerta. È bello avere il Consiglio al mio fianco. Buona fortuna con le indagini, Shepard. Speriamo in una risoluzione rapida e in una fine rapida delle sue relazioni con Cerberus. Beh, è andata meglio di quanto sperassi. Ti rendi conto che l'offerta del Consiglio è solo simbolica? In realtà non faranno niente. Anche se non mi aiuteranno, posso mantenere comunque buoni rapporti. Hai ragione, non preoccuparti del Consiglio o dell'Alleanza. Troverò il modo di tenerli alla larga da te. Non dovrebbe essere troppo difficile finché resterai nei sistemi Terminus. Anderson, dobbiamo parlare di... Shepard, cosa ci fa lei qui? Sono passato a vedere come stava Anderson. Non c'è bisogno che tu menta per me.
Ho invitato qui Shepard per parlare con il consiglio. Abbiamo appena concluso l'incontro. Che cosa? Consigliere, le parole tempesta politica significano qualcosa per lei? Il consiglio ha reintegrato il mio grado di spettro. Gli basta che me ne stia alla larga, nei sistemi Terminus. Sì, capisco come un tale accordo soddisfi entrambe le parti. Ma non avrebbe dovuto stringerlo senza prima consultarsi con me, consigliere. Non devo risponderne a lei, Udina. Perché non torna nel suo ufficio e ci riflette un po' sopra? Ma certo, consigliere. Buona giornata a entrambi. Mi dispiace, Udina non ha mai accettato il fatto che io abbia ottenuto una posizione nel consiglio e lui no. A volte devo ricordargli qual è il suo posto. Udina fa solo il suo lavoro. Vero. Ha la sua utilità. Se vuoi qualcosa sulla cittadella, lui sa come ottenerla. Inoltre è sempre felice di partecipare a tutte quelle occasioni formali che io detesto. Quanto ci è voluto per riportare questo posto alla normalità dopo la battaglia? Ci stiamo ancora lavorando. Le principali aree commerciali e gli agglomerati più popolati sono completi, ma i lavori per il ripristino totale sono in ballo da 5 anni. I custodi riescono sempre a sorprenderci. È come se le nostre riparazioni fossero un fastidio. Noi costruiamo una nuova paratia grezza e dopo qualche giorno loro l'hanno resa perfetta. Non sembrano così forti e non so proprio da dove prendano tali risorse, ma non ce l'avremmo mai fatta senza di loro. Mi sorprende che nessuno riconosca che la Sovereign non è tecnologia Get. Non hanno esaminato il relitto? Non è rimasto molto da esaminare. Diversi pezzi si schiantarono sulla stazione. Fu il caos, con tutte le razze intente a setacciare gli agglomerati in cerca dei morti. Recuperammo il possibile, ma tra i custodi e i recuperi non autorizzati non siamo riusciti a salvare neanche la metà della nave. Un'altra ragione è che non vogliono ammettere la verità sulla Sovereign. L'ultima volta che ci siamo visti stavamo ancora affrontando i superstiti. Sono sempre più disorganizzati. È da tempo che non viene più definita guerra, è più un lavoro di pulizia. Non vanno comunque sottovalutati, ma sono mesi che non subiamo perdite. Appena una nave civile individua un'enclave, inviamo una squadra a ripulirla. Non sono più gli spauracchi di un tempo. Che ne è stato dell'artigliere capo Williams dopo la distruzione della Normandy? Il capo operativo Williams è ancora nell'alleanza, ma è stata assegnata una missione speciale. Sono informazioni riservate. Non posso dirti di più. Non finché lavori per Cerberus. Mi dispiace. Come sono stati questi ultimi 2 anni? Lavorare nel consiglio non è come avevo previsto di trascorrere la vecchiaia. A volte mi sembra di sbattere la testa contro un muro. Conoscere la verità sulla Sovereign è un peso. Mi provoca degli incubi. Non posso biasimare gli altri se non vogliono crederci. Ma so quanto sia importante. Perciò continuo a provare. Combatto per la giusta causa, no? Lasci perdere, Udina, il consiglio. Si unisca al mio equipaggio e ci aiuti a fermare i collettori. Sono troppo vecchio per correre in giro per la galassia. Nonostante le mie lamentele, ho un lavoro importante da svolgere qui. La prima linea è responsabilità tua. Devo andare. Ma certo, Shepard, capisco bene. Vorrei poter fare di più per aiutarti. Ma se mai vorrai parlare, sarò qui. Fammi soltanto un favore. Fa attenzione. Non fidarti di Cerberus.